Nel Vangelo di oggi troviamo un episodio giustamente famoso che racconta la vicenda del ricco Epulone, il banchettatore, e il povero Lazzaro, che in vita si trovano a godere dei beni materiali in una certa situazione, c'è quello che è ricco e c'è quello che è povero, e dopo la morte si trovano in una condizione specularmente ribaltata. E lo stesso padre Abramo sottolinea la situazione in cui si vengono a trovare. Tra i vari passaggi di questo racconto, di questa narrazione, vorrei soffermarmi soprattutto sulla conclusione. Dopo aver chiesto invano a Lazzaro di venire a inumidirgli la bocca mentre soffre letteralmente le pene dell'inferno, il ricco Epulone chiede al padre Abramo che mandi Lazzaro a avvisare i suoi fratelli perché non vengano in questo luogo di tormenti, perché cambino vita e si comportino diversamente. È interessante la risposta che Gesù nell'episodio mette in bocca ad Abramo. Hanno Mosè, hanno la legge, hanno i profeti, che ascoltino loro. E se anche qualcuno risorgesse dai morti, dopo non avere ascoltato Mosè, la legge e i profeti, non ascolterebbero neanche chi fosse risorto dai morti. Naturalmente Gesù in questo episodio parla anche di quella che sarà la sua vicenda come Salvatore, che va a dare in dono la propria vita per poi risorgere. Ma c'è un aspetto interessante sul piano pedagogico che vorrei sottolineare molto brevemente, cioè l'idea che c'è una certa rigidità mentale contro la quale nulla può. Chi si occupa di educazione, chi si occupa di formazione, deve sempre pensare il contrario, deve sempre sperare nella duttilità della mente delle persone che gli sono affidate. Ma talvolta, soprattutto nella formazione professionale, soprattutto nella formazione di professionisti adulti, talvolta ci si trova di fronte a forme di rigidità mentale che portano le persone ad innalzare muri di fronte ai quali è impossibile abbattere il muro. Mi capita più di una volta di trovarmi nella situazione di sentirmi dire ecco professore, quello che ha detto lei è molto bello, e già questo è qualcosa, ma concretamente, con poche ore, per come siamo pagati, penso soprattutto ai professionisti dell'educazione e dell'insegnamento, tutto questo non si può fare. Ecco che allora l'ultima carta che resta di fronte a questa rigidità mentale non è quella di fare miracoli, perché per i miracoli ci stiamo attrezzando, ma è quella di fare un ultimo appello, almeno a rendersi conto del tipo di rigidità che si sta mettendo in campo, nella speranza che col tempo capiti qualcosa, professionalmente parlando, che la possa mettere in crisi.